su cui lavora da tanti anni, che si è trasformato anche in consigliere. Piano. In cui si parlerà di Jolie, un linguaggio orientato ai progettisti. Grazie di avermi invitato, prima di tutto. Per me è una piacere essere qui e conoscere voi, anzi, con un verso che prossima volta riesco a partecipare più, perché mi piace venire a fare anche l'ascoltatore. Adesso che è un po' stretto, lo adesso. Vabbè, se quello fa schifo lo cambiamo. E come diceva Paolo, vi parlerò di Jolie, che è la nostra tecnologia. In realtà qui c'è la presentazione che abbiamo fatto all'evento dicembre, proprio che avevo gli ambienti di nome di services, proprio specifico sui due servizi, in cui abbiamo presentato anche Jolie per altre cose. Io quindi propongo questa presentazione, che è un po' la nostra vision generale, come noi ci portiamo, cosa facciamo, perché Jolie, perché questo tipo di tecnologia per i due servizi. Poi, se non siamo stanchi, nella seconda parte andrei proprio a vedere il codice, come si usa con mano Jolie, che secondo me è questa cosa che mi interessa di più. Però il capellino è tutto quello fare, per contestualizzare il perché esistiamo, se non altro, è l'idea. Come notate, questa presentazione si chiama La rivoluzione dei microservizi. Quindi ci sono due parole chiave, che sono microservizi e rivoluzione. Rivoluzione perché secondo noi è proprio una rivoluzione dalla A alla Z per quanto riguarda lo sviluppo del software in generale. Secondo noi, nei prossimi anni, i microservizi piano piano andranno a contaminare quello che faremo quotidianamente quando andiamo a sviluppare e produrre software. Questa è la nostra percezione. Chiaramente si possono avere dei diversi da questo punto di vista. Orcolato. Italiana Software che cos'è? È l'azienda che abbiamo fondato nel 2008, ancora di dimensioni ridotte, ma vive, vegeta e funziona, proprio collegata a questo progetto. Progetto che è nato all'interno dell'Università di Bologna. In particolare è nato con la mia tesi di dottorato di ricerca e poi con la tesi successiva del mio dell'altro socio fondatore di Dinasoft, che è Fabrizio Montesi, che è poi in realtà uno dei principali sviluppatori di Jolie, se non il main, diciamo, mantenere. E tutto è nato dall'analisi delle service oriented architecture, che sono state poi analizzate, è stata prodotta una teoria, quindi c'è un linguaggio formale, si chiama una process algebra che descrive il service oriented architecture, in particolare Viper e WSDL, questi sono due specifici principali che abbiamo utilizzato. Da questa teoria è stato poi condensato l'interprete per il linguaggio Jolie. Quindi Jolie nasce con una base teorica estremamente solida e estremamente elegante, che forse è uno degli elementi che a nostro avviso lo rende così interessante. Comunque, Italiana Software è rimasta e rimane tuttora collegata all'università e quindi la nostra ambizione è quella comunque di riuscire a mantenere questo ciclo virtuoso tra ricerca che produce tecnologia che viene portata sul mondo del lavoro tramite consulenza e prodotti, ok? Sul cliente andiamo a raccogliere il feedback, quello che non funziona, quello che va migliorato, lo andiamo a riportare su questo punto qua, in modo tale da andare a fare un miglioramento sulla tecnologia continua per renderla sempre più solida, sempre più effettivamente utilizzabile in concreto. Okay? Questo perché? Perché comunque nella nostra esperienza anche universitaria, quando ci si è reso conto che universitario a un certo punto poi abbandona tutto e chi se ne frega, detto come va detta. Per cui tantissime idee bellissime che nascono in università poi dopo non trovano spazio nella vita reale, concreta, perché? Perché ne mancano una serie di aggiustamenti e sviluppi che la rendono utilizzabile in scenari applicativi concreti. Questo step tipicamente non viene quasi mai fatto, per cui tante delle idee rimangono poi congelate. Noi invece abbiamo provato ad andare oltre a fare anche questo step, posso dire, non senza sacrifici, però tutto sommato premia anche, nel senso che poi effettivamente in concreto siamo riusciti a portare avanti i sistemi produttivi reali, per cui la tecnologia è utilizzabile di fatto, quindi non è solamente una speculazione di tipo teorico. Okay. Quindi adesso io immagino che anche voi abbiate sentito parlare di microservices, se ci state lavorando sicuramente. Quindi questo è un po' il mio punto di vista sul mondo microservizi. Magari se volete anche contraddire questa visione, aggiungere pezzi, quindi mi fa piacere, perché poi quando si parla un po' di filosofia è sempre interessante avere. Comunque, fondamentalmente per me, per noi,
se noi mettiamo il sistema informativo in generale, che sia un'azienda, una qualche amministrazione, in qualsiasi cosa, lo mettiamo al centro, sul sistema informativo agiscono diverse forze, che sono sicuramente l'organizzazione, cioè le persone che ci lavorano dentro, le strategie di business, quindi la parte di controllo che decide come deve andare avanti questa pubblica amministrazione che sia, l'azienda, quello che è, e che butta quindi le sue strategie dentro il sistema informativo in qualche modo. Okay? E che dal punto di vista informatico questi due aspetti ritrovano una, vengono tradotti in termini di processi per l'appunto dei dati. Okay? Che vengono trovati all'interno del sistema informativo. Su tutto questo sistema poi aggiunge agiscono forze economiche esterne che fanno pressione su tutto quanto, mettendo a dura prova comunque la vita stessa dell'organizzazione. Okay? E il problema qual è? Quali sono queste forze che agiscono sul sistema azienda, sul sistema pubblica amministrazione e in particolare sul sistema informativo? Sicuramente abbiamo una riduzione della visibilità a lungo termine, cioè è sempre più difficile andare a fare proiezioni su 5 anni impensabili, cioè pensiamo all'anno prossimo, va bene, ma i tempi si stanno riducendo sempre di più, nel senso che si fanno previsione 6 mesi, 3 mesi, ok? L'altro aspetto che è importante è che internet sta diventando, comunque la digitalizzazione sta diventando la piazza su cui si fanno gli affari, su cui si fa business, su cui si fa tutto, ok? Quindi queste due, diciamo, forze esercitano una pressione esterna sulla nostra infrastruttura. E fondamentalmente, secondo noi, quello che ne esce fuori è una richiesta di avere un sistema più flessibile e più in grado di rispondere agli eventi esterni, in modo tale da adattarsi in modo più semplice, più veloce alle richieste. Questo perché una forte pressione esterna richiede che uno possa adattare in tempi altrettanto rapidi. Quindi un sistema troppo pesante rischia di pormi dei vincoli a me, che comunque gestisco la mia azienda, per poter stare dietro quelle che sono invece le esigenze esterne. Per questo motivo io devo ridurre i costi di adattamento. Devo fare in modo che il sistema reagisca velocemente, quindi vuol dire che devo spendere pochi soldi per farlo cambiare. Ok, poche parole. Noi, da questo punto di vista, su quale cosa interveniamo? Noi interveniamo su, chiaramente, processi e dati. Sulle altre cose non ci riguardano. In particolare, poi vedremo, noi in realtà interveniamo solamente sulla parte processi. Meno sulla parte dati, che questa qui è una tecnologia che non ha niente a che fare con le basi dati, ma solamente sulla parte processo. Okay? Quindi in realtà noi agiamo solamente su questo angolo qua. Okay? E questo angolo qua, cioè i processi e i dati nel nostro sistema informativo, dove si trovano tipicamente? Allora, i sistemi informativi, almeno quello delle medie aziende delle manifatture, che sono quelli con i quali siamo noi, sono distribuiti in diversi punti. Abbiamo tipicamente un ERP centrale, questo è SAP, quello con il quale noi lavoriamo spesso. Poi abbiamo alcuni verticali comprati da ditte esterne che vengono attaccati a SAP per svolgere funzioni che o in SAP sono troppo costose oppure non ci sono solo presenti. E quindi il nostro sistema diventa un assemblato di ERP centrale, tutto uno strato di middleware, spesso volentieri fatto a mano, per mettere in comunicazione questo ERP centrale con questi scatolotti esterni che vengono acquistati. Okay. E quindi se andiamo a fare bene l'analisi, andiamo a vedere bene i processi aziendali dove sono mappati all'interno di questo sistema informativo, li troviamo sicuramente all'interno di ERP, nasce proprio in realtà per fare tutte queste cose, tanti si trovano all'interno della system integration. Okay. Ci sono molti flussi che vengono implementati lì, nelle più svariate maniere, cioè quindi la fantasia di chi più ne ha più ne metta, e molto spesso parte dei processi si trovano all'interno di questi applicativi terzi che andiamo a prendere ad attaccare al nostro sistema informativo. Okay. Capite bene che essendo così sparpagliati i processi, la loro gestione è costosa. Costoso perché ho bisogno di tante skill differenti per implementarli e per gestirli. Pensate, noi lavoriamo spesso con i flussi di archiviazione documentale, ma il flusso di archiviazione documentale ha processi sparsi qui, qui e qua, e quindi ti servono
personale qualificato per agire qui, per agire qui, per agire qui. Ok? Più tuo personale interno che deve tenere dietro tutto quanto. Capite bene che questo sistema non risponde esattamente a quelle requisiti di adattabilità di cui parlavo prima. È un sistema lento, molto lento e costoso. Perché se io semplicemente per spostare un documento da A a B devo coinvolgere 14 consulenti esterni e metterci 6 mesi di analisi per produrre, partorire poi quello che infine è un topolino, perché devo passare più cose, quindi il sistema non è reattivo. Okay. Ecco, come dovrebbe invece essere? Dovrebbe essere un sistema estremamente flessibile, dove i processi sono fondamentalmente tutti manipolabili più o meno allo stesso modo, e nei quali io posso intervenire in modo abbastanza semplice e veloce, andando a ridurre estremamente i tempi. Questo è l'architettura che intercetta questa tipologia di, diciamo, requirement, sicuramente l'architettura logica statica, che non è niente di innovativo, già esiste da decenni questa cosa qui. Comunque chiaramente vedete che nello stato più basso ci sono i dati, poi ci sono i processi più semplici che sono quelli di estrazione dei dati nello stato più basso, poi abbiamo quelli che sono chiamati processi di business, che sono la parte più alta, e alla fine con delle API esterne ce ne vanno a creare delle interfacce che sono web, mobile. Questa, diciamo, che è una struttura estremamente flessibile, perché qualora tutti questi processi siano effettivamente differenziati tra loro, posso andare ad agire su di essi, andare in poco tempo, se ho know-how su tutto, andare ad agire senza spendere troppo. Però dicevamo, questa qui non è nulla di innovativo. Qual è il nuovo requisito a cui vanno a rispondere i nostri servizi? È che questa cosa qui ci piacerebbe anche che fosse scalabile. Cosa vuol dire? Dovrebbe dire che a noi piacerebbe che una volta definita l'infrastruttura, questa sia, in termini di costi computazionali, scalabile rispetto all'utilizzo. Cioè, se ho un utente, non voglio avere 15 macchine virtuali accese per servire un utente, ne voglio una sola, banalmente, no? Semplificato. Se invece in un carico momento comincio ad avere 10.000 utenti connessi, posso permettermi di avere 20 macchine, ok? Perché? In questo modo, finanziariamente, economicamente, cioè la mia struttura regge economicamente, perché scalando col carico, se il carico cala, questo elasticamente lo segue, ho un'infrastruttura economicamente forte, sostenibile, no? Ciao, devo switchare in inglese? No, no, questo è da mangiare e il tuo prendere la tavola. Ok. Sì, dalli tutti. Quindi questa nuova caratteristica di essere scalabile va aggiunta all'architettura che abbiamo visto. E qui intervengono i microservizi. Ok? Allora, io immagino che non lo sappiate, quindi posso anche skippare in modo veloce. Conoscete tutti i microservizi, il discorso della protezione monolitica, protezione distribuita, ok, la cosa qui che scala. Comunque il concetto della scalabilità è proprio questo: posso andare a scalare le singole parti in modo indipendente, quindi posso avere un controllo su di esse, e quindi il nostro sistema alla fine dovrebbe diventare così, cioè le singole parti di cui vi parlavo prima sono in effetti microservizi. Ok? Quindi singoli componenti che possono essere decorati in modo indipendente e controllati in modo totalmente indipendente. In questo modo posso pensare di avere effettivamente un sistema che può essere modificato, può in tempi brevi e con costi più brevi. Okay. E qui adesso veniamo invece alla nostra tecnologia, che è Jolie. Jolie sta appreggiando Orchestration Language Interpreter Engine, perché inizialmente è nato come appunto implementazione di questo linguaggio di matematica, che era soprattutto un mapping da VIP, non so se avete mai usato VIP come orchestratore. Ok? Quindi nasceva principalmente come linguaggio di orchestrazione. Poi in realtà, lavorandoci sopra, ci siamo resi conto che poteva essere utilizzato proprio come linguaggio generale per fare servizi. Tant'è che inizialmente noi siamo nati con la Keyboard Service Oriented Architecture, perché questo era il nostro primo target, diciamo. E abbiamo incontrato la Keyboard Microservizi solamente qualche anno fa, quando Fowler ha scritto appunto il suo articolo principale, che è relativamente tutta questa community. E noi leggendo l'articolo di fuori ci siamo detti, vabbè, già facciamo questa roba qui, quindi chiamiamolo linguaggio per microservizi, che forse è più, e anzi è più
diciamo, idoneo come modo di descrivere rispetto a selezione per architecture, perché effettivamente noi non implementiamo tutte le specifiche per web service, sono una cosa definita, quindi siamo compliant solo su alcune delle principali, mentre siamo secondo me molto più in linea con la filosofia di inclusione. Okay? Quindi la domanda che viene adesso tipicamente spontanea è perché un linguaggio? Ci sono anche le funzioni nascono per essere agnostici rispetto alla tecnologia, usiamo una nuova, perché? Okay. Quindi cerchiamo di rispondere a questo. Prima di tutto, questo è un esempio, forse per il programmatore questa cosa risulterà banale, però credetemi, per molti anche di storia informatica non è banale, e questo esempio in genere riesce a spiegare perché un linguaggio nuovo può essere utile. Se prendete questa frase, anno 2016, ho comprato un smartphone nuovo con un sistema operativo Android e connessione ad internet, questa frase per voi ha perfettamente senso. Okay? Non c'è nessun dubbio. Ma se provassimo a immaginare adesso nel 1800, arrivare lì punta, la sera programmata nel tempo, arrivare lì e dire questa frase sarebbe totalmente priva di senso. Perché? Perché semplicemente le parole smartphone, sistema operativo, connessione e internet sarebbero, non avrebbero una corrispondenza con reale, nessuno saprebbe che cosa significa. Android è un nome proprio, quindi può essere un dio, ma non sappiamo. E quindi cosa dovremmo fare, se fossimo nel 1800? Dovremmo sostituire le parole con la loro spiegazione. Quindi quella piccola frase lì dovrebbe essere espansa, dove ogni parola viene sostituita. Quindi smartphone diventa oggetto grande quanto un libro, di piccola dimensione, la cui copertina straordinariamente lucidare. Cioè, dobbiamo sostituire con la spiegazione. Ammesso che ci riesco a capire. Questo che cosa significa? Che alla fine il linguaggio fa guadagnare tempo e spazio. Spazio perché banalmente servono più parole, cioè con una parola ne posso esprimere tante, e tempo perché ci metto meno tempo a dire una parola che posso dire tante. È molto semplice, non ci vuole una laurea. Se ci pensate bene, e andate a ripercorrere un attimo la storia di come si sono venuti i linguaggi di programmazione a partire dal linguaggio macchina fino a. Io mi sono fermato a 5, questa cosa è vera, nel senso che quando c'è il linguaggio macchina, andate a scrivere voi qualsiasi codice C, adesso il linguaggio macchina, mettete lì a mano, scrivete i bit, vedete se siete capaci di tirare fuori anche un print and word, se siete riusciti. È difficile, complimenti anche codificare le lettere, cioè. Quindi capite che effettivamente i linguaggi di programmazione. Quello che portano è effettivamente guadagno di tempo e di spazio, meno parole, più velocità nell'esprimere. E questa cosa è ulteriormente dimostrata dal fatto che il primo compilatore completo fu creato da Bacchus, John Bacchus, nel laboratorio di IBM nel 57, per farlo ci vogliono 18 anni uomo. 18 anni uomo per un compilatore. Poi adesso il compilatore fate studiare tre linguaggi formali all'università e come esamino te lo devono portare il compilatore lì per fare la grammatichina e si fa il compilatore. Cioè, è un balzo epocale. Perché? Perché adesso hanno capito come si fanno, una volta che capito come si fa, è più facile, perché? Ma è stata elaborata in realtà una teoria dei linguaggi per farlo. Quindi come se fosse stato elaborato un linguaggio, cioè una, qualcosa che permette un po' di tempo di spiegare. E quindi veniamo a quelli che sono per noi vantaggi competitivi di Jolie nell'ottica dei microservizi. Okay? Per noi invece di Jolie può avere questo vantaggio, riduce il tempo e spazio. Allora, il primo è proprio di paradigmaticità. Con Jolie il programmatore pensa e scrive direttamente al microservizio. Non deve fare nessun salto. Quando lui pensa al microservizio lo può direttamente scrivere così. Poi magari dopo nella seconda parte, quando mi ricordo, c'è questa cosa che mi ha detto. Autosufficienza, questa è la prima proprietà dei servizi, non sono necessari tool esterni, non ci serve un server, non ci serve niente. Una volta che abbiamo la nostra, Jolie è implementata su Java, quindi serve uno stato, una Java Reconocimento per farlo funzionare. Una volta installata la Java Reconocimento, installato Jolie come interprete, è sufficiente scrivere il script e dei file di testo, se andiamo in pasta l'interprete che interpreta la runtime di codice. Non serve nient'altro.
indipendenza, Jolie è stato concepito per essere indipendente dai protocolli di implementazione. Ci sono una serie che hanno dato di default con l'implementazione standard, però volendo uno si può mettere lì, implementare alcune classi e mettersi e crearsi il suo protocollo ad hoc per la sua implementazione, che poi viene utilizzato dentro il linguaggio. Okay. Ma veniamo a quello che secondo me è il principale come caratteristica, è quello della paradigmaticità, perché ritorna alla discorso che facevamo prima. Immaginate che voi avete il vostro sistema di microservizi connesso con le loro dipendenze, tra di loro, in questa c'è una piramide, ogni cubetto è un microservizio, una dipendente, non so se vedete niente, non si vede. Comunque fidatevi, ci sono delle limite tra di loro, no? La cosa interessante è che quando io programmo un Jolie, mi disinteresso di come i servizi verranno deployati successivamente. Cioè non è un problema. Ci penso dopo. Io adesso mi concentro unicamente sul design e sullo sviluppo della mia architettura di servizi. Okay. Quindi, in base a come sono suddivise le funzioni, come le voglio organizzare i microservizi, disegno il programma dei microservizi per ottenere la mia architettura. Successivamente io decido che questa pitta voglio deployare come se fosse un monolite, lo posso fare. Poi giù lì posso anche decidere che è tutto quanto un monolite, quindi sono comunque diciamo nella modalità standard del monolite. Però a un certo punto dico no, io voglio splittare in due parti il sistema. Allora semplicemente io faccio un rebinding delle connessioni, delle dipendenze che ci sono, sposto sulla seconda macchina questa sottoparte del sistema, basta che le macchine si vedano dal punto di vista del network e tutto funziona esattamente come prima. Stessa cosa se voglio ulteriormente raffinare la distribuzione. Okay? Quindi il concetto che c'è è che fondamentalmente la distribuzione è intrinseca nel design e nello sviluppo della struttura. Okay? E questo, e a fare questo sei forzato dal linguaggio. Non puoi fare diversamente, perché quando tu programmi, stai programmando fondamentalmente dei microservizi e non puoi fare cose diverse. Anche la composizione dei microservizi, perché ci sono meccanismi di composizione, dà come risultato comunque un altro microservizio. Okay? Quindi non puoi uscire dal mio programmatore, è costretto a fare questa cosa qui. E in automatico si porta a casa con un caso di codice. L'autosufficienza, come vi dicevo, è che Jolie è unicamente basato su Java, okay? Non ha bisogno né di application server né di Apache o robe varie per funzionare, perché ha già internamente il suo serverino con il suo tipo di contatto, quindi non ha bisogno di nessun altro tipo di funzione da solo. La cosa interessante è che grazie a Java riesco a farmi dentro tutto il codice che sia Java e su poi quindi integrarmi con tutto ciò che ha almeno la libreria Java. Cioè questo è il grande vantaggio ed è anche un punto che usiamo per fare il sistema integration. Questa è la slide che è legata al codice base. Infine abbiamo una serie di protocolli come HTTPS, HTTPS e quant'altro che sono forniti con Jolie, che possono essere utilizzati per comunicare con Jolie. E in più noi abbiamo un altro nostro protocollo che chiamiamo SODE, che è quello che usiamo tra di noi per far comprare il Jolie. Perché è estremamente asciutto, non ci sono informazioni sovrabbondanti e quindi quando dobbiamo far comunicare i giudici di loro usiamo il nostro protocollo SOD, quando invece dobbiamo comunicare con qualcos'altro di esterno dobbiamo utilizzare questa tecnologia. Però come vi dicevo, nulla vieta poi di andarsi a sviluppare un protocollo custom indipendentemente dalle vostre esigenze. Okay. Questa è la slide megalomania originale. No. L'idea è questa. Mi sono divertito a mettere sull'asse verticale l'evoluzione delle memorie dei dispositivi di memorizzazione digitale di quindi basta avere memorie meccaniche, proprio elettroniche, PDL, multipiattaforma, può servire cloud e IoT che potrebbero essere viste come le piattaforme del futuro o del presente dove l'informazione viene memorizzata effettivamente, quindi sui nuovi supporti, diciamo.
e sono nelle asse invece orizzontali, ho messo invece i vari capostipiti di linguaggio di programmazione che non può caratterizzare la produzione. In realtà questa è una semplificazione enorme, perché i linguaggi sono centinaia, però è solo per darvi un'idea. Per darvi un'idea che più o meno a migliorare del dispositivo di memorizzazione è stato richiesto dal punto di vista del software. Questo non sembra che pensa un ruolo del DNA, chiarissimo, però secondo me prima è una trago il software. Il software ha dovuto seguire perché aumentando la mole di dati a disposizione, ok, è stato necessario aumentare, comunque, fornire gli strumenti linguistici in grado di poter poi controllare questa realtà che avevamo a disposizione. Sarebbe totalmente impensabile di avere oggi quello che abbiamo con delle memorie elettroniche a un banco. Non so se bisogna che potrebbe essere uno smartphone di quel colore. E il software di conseguenza ha dovuto, appunto, come dicevo, seguire questa evoluzione. Per noi i microservizi si collocano come approccio software per andare a dominare questo nuovo mondo, questo nuovo supporto della comunicazione digitale che sono il cloud e l'internet of things. Il microservice sta un po'. E quindi molto ambiziosamente, diciamo, Giovanni si propone come un capostipite di una nuova generazione, che sono quelli appunto basati sul servizio, okay? Proprio nativamente basati sul servizio. Okay. E quindi qui veniamo un po' a come noi ci differenziamo rispetto al mainstream sul servizio, perché se voi provate a andare su internet, come già fatto, quindi sapete, quello che trovate su internet sono cose differenti da quello che sto facendo adesso. Sto facendo adesso così bonito, nel senso che non trovate, perché? Perché tutto quanto è fondamentalmente concentrato su dei contenuti. Microservizio uguale contenuti, questa è l'equazione che c'è adesso. Quindi noi, per differenziare, far comprendere perché abbiamo un punto di vista differente, stiamo dicendo che quello che il mainstream sta utilizzando adesso è un paradigma di tipo sistemistico, cioè sta affrontando i microservizi dal punto di vista del sistema. Mentre noi lo stiamo affrontando dal punto di vista linguistico, okay? Quindi stiamo rimando sulla stessa cosa da due punti di vista diversi. Okay? Qual è la differenza tra il paradigma sistemistico e quello linguistico? Essendo basato sul container, per il paradigma sistemistico non è importante come il servizio è realizzato, questo è fatto un master, okay? Quindi fatto con qualsiasi tecnologia o quello. Perché la cosa più importante è che il microservizio sia eseguito all'interno di un container che poi dopo può essere spostato in tutti gli altri livelli. Questo è il succo di tutto, secondo noi, di mainstream microservice. Fallo come ti pare, non mi interessa niente. L'importante è che alla fine non è un container, dove metterlo lì. Okay. L'importante è che tu dividi il tuo sistema in container. Okay. Perché poi dopo questi container ci sono tutti. Quindi il tuo problema finale è ridurre quello che fai a fare il problema. Okay. Noi invece partiamo da un punto di vista diverso, perché noi diciamo non è importante come viene eseguito il servizio, quindi non ci interessa come fai il problema, un container, non contenere, quello che vuoi modificare. La cosa importante è che ogni singola unità programmabile che fai sia un servizio. Quindi quando programmi, la cosa più microscopica che fai deve essere un microservizio. Non può essere un'altra cosa. Ok? È proprio è quello adattato. E dove lo si vede questa differenza? Allora, noi adesso qui abbiamo buttato giù quattro step principali che vengono seguiti all'interno della catena produttiva del software per arrivare a un'applicazione. La prima parte è il design. Quindi io ci mettiamo nell'ottica di chi sta progettando un sistema di microservizi, deve pensare ai microservizi, perché sa che sul risultato finale del sistema di microservizi, quindi all'inizio lui pensa ai microservizi e disegna, scrive dei microservizi. E questa cosa, sia per il paradigma sistemistico che per il paradigma linguistico, meno male è la stessa cosa, non cambia niente.
parlando di design, il fatto che sia di qua o di qua, non cambia niente. Le cose cominciano a cambiare sotto, perché una volta che io ho fatto il mio design a microservizi del sistema, devo cominciare a implementare questi microservizi. E quindi io qui, come sviluppatore, do le varie task, gli sviluppatori scelgono le loro tecnologie. Indipendentemente dai singoli casi, ognuno sceglie la sua, per le ragioni di cui si parla. Qual è il concetto? Che quando comincia a sviluppare quel microservizio lì, lo sviluppatore cambia paradigma. Se si è già cominciato a usare un oggetto, se si è già usato un linguaggio, cambia, si usa scala, comincia a usare funzioni, tutt'altro. E quindi, cambiando paradigma, sviluppa tutto il codice, utilizzerà dei tool per produrre il microservizio per te, comunque cambia il paradigma. Nel paradigma linguistico lui prende questo design e lo traduce direttamente in codice. Ma la vera differenza, fino a qui bene o male, le cose potrebbero essere comparate. La vera differenza sta nel terzo passaggio, che è quello che per me è molto importante. Perché se io ho sviluppato la mia, il mio microservizio in Java, poi questo qui, se voglio fare effettivamente diventare un microservizio, lo dovrò mettere dentro me, ma non so certo, d'accordo? Qualsiasi cosa che permetta di ricevere il messaggio. Quindi la mia funzionalità deve poi essere inglobata, impacchettata in un framework, in un tool, in qualsiasi cosa, che poi mi permetta di raggiungere la stazione del mio servizio. Perché io sto facendo dei miei servizi, quindi io non posso. La programmazione di oggetti che ho fatto non è sufficiente, perché se la metto, la faccio eseguire, non è un mio servizio, la devo mettere dentro un contesto, in qualcosa, che lo renda. Quindi lo devo impacchettare per renderlo fatto. Dal punto di vista linguistico questa cosa non è necessaria, perché io ho già programmato le cose che sono semplicemente eseguibili come quelle cose. Infine andiamo al deployment. Se ho seguito questa strada qui, io prendo il mio artefatto, lo metto dentro un container e faccio il deployment. Di qua posso fare la stessa cosa, nel senso che il mio servizio che ho sviluppato anche con la tecnologia, il mio servizio lo metto dentro un container e faccio il deployment. Non è detto. Non è strettamente necessario che sia dentro il container, però se voglio lo posso mettere in container. Quindi diciamo che fondamentalmente questo step è diverso. Quindi diciamo che secondo noi il pratico linguistico dà il vantaggio di far saltare un step in questa catena qui. È di fare un passaggio. E adesso vediamo alcune delle caratteristiche che differenziano appunto i due. Nel paradigma sistemistico il container è il confine finale dopo il quale non esiste più nessun microservizio. Okay? Quindi, come vedete, dentro ci può essere qualsiasi tipo di tecnologia, perché il mio microservizio inizia qui, col container inizia il microservizio. Okay? Di qua, essendo il microservizio un'unità programmabile, in realtà posso avere che dentro il mio container ci siano più microservizi loro. Magari non sono esposti verso l'esterno, non è importante. Però il mio stesso software è fatto di microservizi. Quindi capite bene che dal punto di vista linguistico il container non è più il confine per discriminare quando stiamo parlando di microservizi o quando no. Okay? Perché il confine è stabilito dall'unità programmabile che abbiamo realizzato noi. L'architettura. In un paradigma sistemistico l'architettura è una rete di container, quindi devo conoscere le dipendenze tra diversi container, okay? E quindi la mia architettura si esaurisce con il conoscere le connessioni di diversi container. Con il paradigma linguistico l'architettura è più profonda, nel senso che in realtà è la connessione, la composizione di tutti i microservizi nel mio sistema, anche di quelli interni ai vari container. Infine, se io voglio portare fuori una sottoparte di un microservizio che si trova dentro un container, questo, essendo stato sviluppato con una tecnologia non a microservizi, potrebbe avere necessità di essere rimanipolato, reimpacchettato, rivisto e comunque reingegnerizzato per farlo diventare un microservizio come se fosse un container del container. Di qua invece fondamentalmente il passaggio è molto più lineare. Perché essendo già tutti i microservizi, io prendo una sottocomponente, la metto dentro un container.
questo passaggio diciamo che è più immediato, così come il passaggio al contrario, se io devo reinglobare qualcosa che ho esternalizzato, a un certo punto che io dico, ok, questo qui non lo voglio più tenere fuori, lo voglio riportare dentro, e poi io lo riporto dentro, lo metto di qua, come? Ma le fanno portare fuori, adesso non le fanno portare dentro? Ma questo vuol dire che io dovrei il coso, devo portare in carico, quindi è più quello. Quindi, il container per il paradigma sistemistico è l'elemento chiave dell'architettura, l'unità ultima. Per noi, per il paradigma linguistico, è solamente uno strumento per eseguire l'elemento. Vantaggi del paradigma sistemistico, sicuramente il fatto che si è indipendenti dalla tecnologia. Okay. Questo è un vantaggio, nel senso che ci libera da tutta una serie di problematiche che sono legate. Io posso scegliere la tecnologia che voglio, l'importante è che stia dentro l'esecuzione semplice e scalabile, molto semplice eseguire un blocco scalabile, altro, ed è compatibile con lo stack del campo. Quindi posso andare a fare il quadro su questo. Vantaggio del paradigma linguistico: la progettazione dei servizi si traduce direttamente in programmazione dei servizi, quindi la programmazione è nativa. Le architetture possono essere cambiate in modo molto semplice e anche dinamico. E la cosa più interessante è che in realtà questo paradigma è compatibile con lo stato. Okay. Perché le due cose non sono tra di loro in contraddizione. Okay. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che secondo noi la rivoluzione si trova all'intersezione tra questi due modi. Cioè, per noi la cosa più interessante è mettere questo qui dentro questo. Perché i vantaggi del paradigma sistemistico sono innegabili. Io, per quanto so, che viene a dei vantaggi per me molto interessanti. Però, dal punto di vista della programmazione, poter unire un linguaggio nativamente nei tuoi servizi può semplificare tante cose. Okay? Per cui, questo qui chiaramente è tutto un mondo da esplorare, perché noi facciamo delle ipotesi, le valutiamo, quindi sono giuste, quindi sbagliate, cioè non abbiamo nessuna verità scritta, anzi, la relazione di continuità, per capire un po' la relazione che c'è di giusto e di quella. Allora, questa è la presentazione di Cappello e la Bibbia. Ci sono delle domande? Come? La curiosità, mi dico questa presentazione che eleva la curiosità. Anche perché sai che qua due mesi fa abbiamo organizzato la No Slide Comp. Esatto. Quindi siamo abbastanza bene. Un po' anche No. Ma questa sarà perché c'erano i disegni di pronti. Però ci sono due slide. Mi spiace. Due te le concediamo. No, è solo per fare i disegni. Allora, adesso andiamo sul codice, cerco di mostrarvi come funziona Jolie e a questo punto cerchiamo di diventare iterativi, nel senso che fate quelle domande, se fate bene. La prima cosa che vi faccio vedere è creazione di un unico servizio che prende il nome e cognome e restituisce un indirizzo con le date che sono le condizioni. Allora, semplicissimo. Ok. Andiamo a fare. Allora, partiamo da qua. Questo è il server, cioè il micro servizio che stiamo per realizzare. La prima cosa che facciamo, perché appunto, è includere l'interfaccia. Con include, io includo un file esterno. Riesci a prendere un po' quanto? Un po'. Un po'. Un po'. Quanto per me? Quanto? Ah, meglio? Molto. Ok. Quindi, qua con include, dico prendi il file esterno, includilo e metto dentro. Non si vede? Sì, sì, sì.
Dove sta sto file? Sta qui. E cosa c'è in questo file? C'è il piatto dell'interfaccia. Allora, se voi conoscete i web service, il visitor è un mapping quasi uno a uno con un visitor. Okay. C'è la keyword interface, nome dell'interfaccia, okay, e elenco delle operazioni disponibili, che possono essere di due tipi, questo response e one way. One way è una operation che riceve un messaggio, poi chiamante e ricevente si svincolano, non c'è nessuna risposta di ritorno. Request response invece il client rimane attaccato fino a che il server non risponde con una risposta o con un call. Okay. In questo caso sto dichiarando un'interfaccia che chiama server interface, che dichiara una operation che si chiama get address, che è quella che poi noi dobbiamo chiamare. Come vedete dichiara un tipo di messaggio di ingresso, get address request, e un tipo di messaggio di risposta, get address response. Al posto della risposta posso levare un form, si chiama personal form control. Okay. Vediamo come sono fatti i tipi di richiesta e di risposta. Tipo di richiesta, get address request. Ecco, prima cosa. In Jolie tutte le variabili sono degli alberi, tipo XML. Okay. Ogni nodo dell'albero è potenzialmente un vettore, quindi può avere davvero A e N. Ciascuno di questi elementi del vettore può contenere dei sottonodi, che possono essere dei sottoalberi, okay, quindi strutture di corsione. E in questo caso mi arriva un messaggio vuoto chiaramente nella root, che ha due sottonomi, name e surname, di questo tipo. Come risposta, mi arriva un altro messaggio che ha un sottonome address di tipo string, semplicissimo. E arriva un nome e cognome che risponde con un string. Torniamo a codice. Codice, riga 3, execution concurrent. Che cos'è execution concurrent? Allora, execution è una direttiva che viene data al mio servizio con quale modalità deve eseguire. Concurrent vuol dire per ogni richiesta che ricevi creati un thread e serverla separatamente dalle altre. Ci potrebbe essere sequential, okay, che significa invece per ogni richiesta che ricevi eseguila una alla volta, quindi metti in coda tutti i messaggi che ti arrivano. Okay. E vuol dire perché può capitare che un tuo servizio viene messo di fronte a una risorsa che ha un accesso di più sicurezza. Per esempio, mi è capitato una scheda elettronica. Sono due schede elettroniche che hanno scritto un accesso concorrente, hanno un accesso sequenziale, ma ci metto in fronte di un servizio sequenza e in automatico gestisce un accesso sequenziale alla risorsa. La terza modalità in realtà non viene scritta, è la one shot fondamentalmente. Ometti di scrivere execution e in quel caso lì il servizio parte con uno script, esegue e poi muore. Non è mai in attesa di nulla. Okay. Esegue una volta sola, quindi finisce di nulla. Riga 5, include deploy a livello. Allora, io in genere descrivo direttamente il mio servizio, però qui per pulizia ho messo fuori le specifiche di deployment del mio servizio. O meglio, ho messo fuori la dichiarazione di dove il microservizio si mette in ascolto. Quella è la definizione di una input port, vado a definire un listener per il microservizio. Okay. Quindi sto dicendo, tu, caro microservizio, metti sulla porta 50.000 di questo host, okay, quel protocollo SOLID, che è quello che vi dicevo prima, quindi diciamo loro per parlare di microservizio di loro, ed esponi qui quelle operation che trovi sull'interfaccia server interface che vi ho fatto vedere prima. Quindi, tra 50.000 protocollo solid, io trovo la get address. Quindi la posso andare a chiamare con protocollo solid. Poi, a seguire c'è uno scope init, che è lo scope che viene eseguito allo start del mio servizio. Il servizio parte, esegue l'init, viene eseguito una volta sola, quindi sono tutte le operazioni che dobbiamo fare per inizializzare il mio servizio e poi lo viene più eseguito. Che cosa fa lui qui in questa linea?
molto semplicemente crea un vettore di tre persone che contiene un cognome e un indirizzo. Quindi, person 0 nome Claudio, quindi indirizzo, person 1 notate che c'è la keyword with, che serve per isolare un nodo, quindi io sto isolando il nodo person 0, tutto quello che viene sotto, che ha un punto prima, precedente, quindi sotto nodi di person 0. Quindi in realtà questo si legge person 0 di name, uguale cloud, person 0 su name, quindi di person 0 e dice. La stessa cosa possiamo dire, no, come devi dichiarare, siamo più chiaro, mi devi dichiarare. Se tu, se io non scrivevo nulla, se io omettevo l'indice, automaticamente mi stavo riferendo all'elemento 0. Devi creare il punto name di 1. Cioè, sì, se mettevo il punto name di 1, automaticamente creava un vuoto l'elemento 0. Quanto potevi dire perso un punto name? Sì, devo scrivere perso un punto name, voleva dire questo letteralmente sarebbe. Se tu scrivi person.name, stai scrivendo person di 0.name di 0. Quindi in realtà è come se tu scrivessi name di 0, su name di 0, address di 0. Però quando tu ometti l'indice dell'elemento, stai riferendo in automatico a 0. Il verso non è utilizzato, cioè tu hai detto person si può usare più caro. Anche person di 1 può avere una sottostruttura diversa da person di 0. Poi è chiaro che quando devi uscire con un messaggio devi aspettare un tipo e bene male la struttura deve avere tutto definito. Okay. Però finché sei dentro puoi fare. E poi vediamo qua c'è il proprio che è il main. Main, il main contiene il codice di dietro del servizio che andiamo a eseguire. Come notate comincia con una get address. Il corpo contenuto qui. Okay, questa come si legge? Lui riconosce che questa è una operation da cui riceve messaggi, quindi non appena arriva qui, lui si mette in attesa, essendo un execution per carta, si mette in attesa di e tutte le richieste che arrivano per far partire un thread per eseguire. Ciascuno dei thread devono eseguire in modo separato, indipendente. Ciascuno di questi thread esegue il codice contenuto in questa parentesi. Quando lui riceve un messaggio che è distanza di thread, nella variabile request va a mettere il contenuto del messaggio. Quindi io dentro il mio corpo, dentro request, ho il messaggio che mi è arrivato. Ok? Chiama request per la nostra comunità, si può chiamare anche tutto perché non sono più variabili. Ok? Quindi lo devo chiamare in unified. Noi in genere li chiamiamo request response per avere chiaro che stiamo preparando un messaggio di richiesta. Poi che cosa dico? Guarda che quando hai finito il contenuto della variabile response, lì quello è il messaggio da prendere e spedire. Quindi il codice che c'è da qui e qui non è altro che la preparazione della variabile response, che quando arriva qua viene in automatico spedita a fine di testa. La finita del metodo è sempre la stessa con i due argomenti prima di andare. Sì, no, se è una one way. Non c'è il secondo, cioè, e non c'è nemmeno il codice successivo, nel senso che la, è per te uno statement semplice, dopo ci metti in sequenza con qualcos'altro, non hai, non esegui la risposta, non è il problema di dire esegui questo codice qui prima di rispondere, è una roba che tu ricevi, poi vai avanti ad eseguire e dentro la realtà di fare il messaggio. Ma ci sono i brachetti in fondo, quadrata, quadrata. Quella è la quadrata che usi la scelta non è deterministica, ma ah, io mi ricordo un esempio come questo, sì. Se tu un esempio simile, se sei una cosa simile come questa, tu non hai questa seconda parte qui, hai il punto di virgola e poi vai avanti con solo. Sì, non c'è ma. E non c'è, non sai di intervenire qua di distanza. Vabbè, lì Bali già usa la gelita. Mi stai entrando la domanda specifica. Comunque, questo qua è questo codice, a parte che è sbagliato perché non fa bene il controllo, è proprio logicamente sbagliato, non fa male. Però a parte questo, con un while in cui prende tutti gli indici di tutti i membri sul name, ok? Controlla se corrispondono e se lo trova qua sotto,
allora, alla fine cosa fa? Se l'indice è arrivato alla lunghezza massima del numero di elementi del vettore, vuol dire che non ha trovato fondamentalmente nessun riscontro, e quindi spara fuori il vettore. Altrimenti prepara la risposta e prende dall'indice l'address. Cioè il terzo è quello di più. Sì. Okay. E come lo gestisce il livello di concorrenza? In che senso? Nel senso che cioè tu perso quello sulla legge. Allora, appunto. Questa variabile qui, io qui ho creato una variabile, ok? Tutte le volte che mi è istanziato un thread, mi ho fatto una copia di questo stato globale, quindi ogni thread lavora in modo indipendente su questo tipo di dati, ok? Se mi scrivete come fai? Esiste la possibilità di rendere visibile a tutti i thread questo tipo di dato, se lo metto sotto la keyword global, su global.perso, allora questo è un dato modificabile da tutti i thread che permane a livello di sfinito servizio e non muore tra sessione. Altrimenti, ogni sistema che comincia si copia questo stato, tu lavori su quello stato lì, quando la sessione muore e cancellato i dati della sessione che lo perde. Okay. Quindi se devi fare delle scritture, questo esempio qui non va bene. Ovviamente tutto sul global, per gestire la concorrenza sul dato condiviso, ti fai un synchronize che abbiamo per gestire la tua esclusione sull'accesso alle risorse. Okay? Però in genere quando fai i servizi sono cose che tendi ad evitare. Lo fai solo quando è strettamente necessario. Sono tutti casi che lo fai. Però ci sono gli strumenti per farlo. Okay? In questo caso abbiamo solamente in lettura, quindi non solamente in lettura, non ci sono vi dicevo, notate che se lui non lo trova fa un throw verso un found, qui viene sollevato un fold, questo fold risale, non trova nessun enter, poi vedremo come si possono programmare gli enter per gestire il fold, quando raggiunge la metate si viene automaticamente spedito al posto della risposta, quindi quello che c'è in response fino a qui non ci interessa, viene totalmente cancellato. Quello che esce verso non fanno. Se verso non fanno, in questo caso è solamente un segnale, però io posso associare anche un messaggio strutturato, posso anche ritirare un tipo per quel foglio e prepararmi un messaggio di fatto. Okay. Invece, se lo trova, come vedete, creo response.address perché il tipo, se lo ricordate, quando mi risposta diceva ci vuole un sottonodo address che contiene la string di risposta, e lui fa semplicemente una struttura con verso di index.address, prende un valore lì e lo fa in. Domande. Per esempio sotto con HTTP e vorrei farlo sul 4.4, posso farlo? Sì, lo può fare, devi parametrizzare il protocollo e gli ultimi e la fonte per forti devi uscire con 4.4. Se non vorrei già l'altro resta la vera di compilazione. O se ci mette tutti quelli verso la screen. No, in questo momento ancora il type checking sul codice non c'è, c'è solo in uscita, a runtime, per quando lui a runtime va a sparare fuori un response che non contiene sopra una guardia, il runtime di match dice stai producendo un messaggio che non corrisponde al tipo di grado di metà. Cioè se io ne ho un set, tu l'avevi dichiarato come stringa. Di sarà. Però sarà riuscita quando prova a spedirlo fuori. Gli unici momenti in cui fa time checking sono quando viene ricevuto un messaggio, perché lui ha l'interfaccia e poi dire questo messaggio qui corrisponde con il tipo di grado di interfaccia, altrimenti non risulta. E nel caso in cui qua appunto c'è una sezione muore, ti muore questa chiamata qua e tutte le altre. E anche con più una madre. Sì, muore tutto. Allora. Quindi come si esegue? Io ho una cartella 01 quella che funziona di fatto, ma se tu non hai il stato legato al mio servizio, cioè se tu dici se tu questo microservizio qua sei su una cartella 7 e devi dare un'altra che ti vuole prima,
se tu la vuoi far diventare una roba, se tu diventa, dice no, no, così, automaticamente. Però dopo devi stare attento quando vai a scrivere e pubblicare delle sezioni, critiche. Se tu scrivi joliserver.l, in seguito se ne fai partito. Non è un punto più. Ah, perché vedi... Sì, no, guarda. Non mai. Ok, adesso andiamo a vedere come lo chiamiamo. Allora, questo è un client che lo chiamo. Come fatto? Prima riga, include console.io. Allora, in Jolie ogni cosa è più servizio. Mi ricordo che non mi sei usato. Diciamo di cosa è un oggetto, non si deve stampare una cosa di utilizzare un oggetto. E qui la stessa cosa, si deve stampare una cosa di utilizzare un servizio. E il servizio in questa casa è un console. Allora, Jolie viene lasciato con una sua standard library, ok? Dove semplicemente includendo l'interfaccia che lui da solo si trova nel suo repo quando viene installato, ti porti a casa tutta una serie di servizi. Sono suoi abilitati. Uno di questi è appunto console IOL. Se noi andiamo a aprire console IOL, vedete che c'è la dichiarazione di TTP, come ho visto adesso, con le porte da utilizzare, come la porta console, per utilizzare le api di questo servizio. In particolare, l'app che a noi ci interessa è la pipeline, che vediamo qui. Qui sotto facciamo tre stampe, come vedete andiamo a stampare sul servizio. Per capire bene questa sintassi, vi devo spiegare questa cosa. Poi, quindi includo console, includo la stessa interfaccia dell'app di questo servizio che voglio attivare, chiaramente anche io che chiamo devo conoscere le persone. E poi mi dichiaro quella che è la output port, che è l'endpoint di uscita che serve per chiamare il listener che abbiamo visto prima, la input port. Se vi ricordate, la input port conteneva esattamente gli stessi dati. Quindi questo endpoint qui dice chiama la porta 50.000 col protocollo SOAP, questa è operation. Quindi con questa output port posso chiamare le quelle operation che si trova sulla porta. Ok? A questo punto come è fatto il codice che viene realmente eseguito? Notate che in questo caso non c'è l'execution modality, proprio perché questo è uno script che ad esempio lo trovate solo per muore, e questo come funziona? Prepara un messaggio di richiesta. Allora, qui a contrario di prima non ho usato il read e ho detto read.name uguale ask di 0. Ask prende dalla linea di comando e il primo elemento di comando. Poi dico read.name uguale ask di 1. A questo punto ho preparato un messaggio di richiesta con name su name e lo sparo al server. Serve che cos'è? Questo, serve questa parola chiave qui, serve. Quindi lui dice, usa l'operation getAddress che trovi all'endpoint server, questo, quindi porta 50.000 protocollo SOAP che deve essere dichiarato qui dentro, manda di quello che c'è nella variabile request, aspetta fino a che non ricevi la risposta, e quando ricevi la risposta te la troverai qui in response. A quel punto puoi andare avanti. Quindi quando lui questo è bloccante, lui rimane fermo finché non dice. A questo punto lui va avanti e stampa response.address. Dobbiamo fare anche un bloccante? Eh? Fare anche un bloccante? Se vuoi fare un non bloccante devi fare un parte di call del problema. Cioè mandi una one way, potete dire un pesa, un modi, cioè se ti ha fatto la letto, non puoi fare una sinistra. Devo fare altrimenti ignorare la risposta perché a me non vuoi usare questo questo qui è un one shot, no? Sì. Cioè questo qui è un po' più particolare, se qui usare un computer, cioè qualcosa con un computer e poi qualcosa di gestisca di diverse.
Questo non è un servizio, cioè questo viene utilizzato come script chiamante e basta. Però è vero che quando lui arriva qui si ferma fino a quando il servizio non risposta. Questo sì. Cioè, sicuro farà una promozione asincrona, dall'altra parte ci vuole qualcosa che riceva in modo sincrono. Quindi il discorso della location, cioè tu hai messo lì che l'altro servizio era per l'ospite di 4.000, però ci fai i servizi, uno dei tuoi obiettivi è quello di essere per quello degli ospiti. Servirà. Sì, vabbè, tu come la gestisci, insomma. Cioè se c'è qualcosa, puoi mettere un file esterno, poi dopo le dai lì, ti leggi il parametro e ti vuoi inserire. Ma supponendo di aggiungere un dinamico. Però esatto, c'è qualcosa che la gestione. Dinamicamente fai gli assegnamenti, fai se, ti dico su cosa ti guardi. Supponi quell'altra esportenza una location invece che mi risulta. Da questa riga in poi l'autoport ha cambiato il bagno che va a puntare dall'altra parte. Cosa importante è che dall'altra parte lì ci sia un servizio che ha la stessa interfaccia, lo stesso porto. Quindi tu dinamicamente fai l'insegnamento e l'hai fatto. La tua location. Però una cosa bella di cioè, dei cluster così è che tu mandi lì e chi ti risponde dall'altra parte ci penserà poco un altro. Qua invece un po' c'è la registri di testi. Qua c'è la registri di testi. Però, attenzione, quando tu sei tanto sul cluster, poi ti sei sviluppato il servizio, è lì dentro che poi ci pensa al cluster, al registro. Cioè, ci penso io lì, a quel punto, cioè, ti puoi dire che io voglio che questo servizio qua sia rilanciato su 5 anni. No, perché noi non ci preoccupiamo che ti voglia. Così come vedete dall'inizio. Noi ci preoccupiamo di quando i programmi programmi di servizi. E la da fuori un container che puoi mettere dentro. Quindi da fuori un servizio che tu lanci con i giudici. E noi abbiamo fatto il Docker file che tu lanci un comando Docker in automatico che produce un container che contiene un servizio. Dopo che via un container che produce un servizio. Una cosa così secondo me la sala location c'è sempre comunque e se vivo la dai la fase iniziale quando c'è il tuo troppo la server location essenzialmente è una main solution. Se tu tieni tutte le dichiarazioni che dice lui una buffa che facciamo fare non si può programmarsi con quello che dobbiamo fare tutti i nostri. Vuole una cosa dinamica, non esiste un concetto forse standard di DNS per la risoluzione del location e quello ti dice guarda che qualunque microservizio fa le varie cose che può fare la location te la potrebbe già ripassare lui come operazione aggiuntiva. Quindi tu la chiedi al singolo tipo servizio, che c'è uno che fa altro, se sono in gruppo, se lo fa all'etero, dal definitivo la vuoi fare un certo. Io devo fare un microservizio che mi fa da altro, del settore, che fa un DNS, che è un servizio, grazie a cioè, o no, un attimo solo. Le input port, cioè dove io mi metto in ascolto, quando creo un docker, io dico espose 9000 e dopo ci penso quando vado a fare il file, fare il remapping, quindi tu puoi fissare la porta di inchiodata lì, o no. Se non sono sempre con il docker, però come ho usato io, dove mi metto in ascolto non è un nostro problema, mi inchiodo una porta e poi dopo è il tool di turno che uso per fare il sistema, quindi va a fare il mapping. La porta. Il problema è che sono dipendenti da quelle esterne. Cioè, non necessariamente, se tu invece che devi andare su Docker che poi non c'è un particolare naturalmente, ha detto colò. Quindi tu mi dici io devo comunque esporre un servizio in questo modo e lui lo mappa su quello che è essenzialmente un termine logico, quello che è logico. Però lui fa sempre essere una presa secondo il sistema che c'è di lui, ma perché tu comunque risolvi sempre quel termine passando dal suo software. No, ma essenzialmente niente. Ma tu cosa fai? Tu vai a chiedere a lui la porta sulla quale ti mette a terra. Sì. Quindi devi avere uno stato interno che ora ti permette questa porta. Quindi la prima cosa deve essere pensata per essere portata su Kubernetes. Cioè il concetto è non penserai di che dell'altro che ci sta a mano 5.000, 5.000, 5.000, perché quando hai 10.000 dati lì tutti insieme che partono, non ci prenderai mai. Fai che ci penso a lui, che deve mappare da lontano. Anche perché se lui capisce quella macchina adesso. Scegli di far partire un'altra parte.
piedi da palco con la tua porta, perché casualmente quella più direttamente magari è già visibile. Sì, non capisco perché con l'intenzione di cielo sul nostro non si fa, cioè tu sei porta esposta e porta da solo non ha no, cioè tu dici internamente nel contegno tu sono sulla porta non venire. Poi dopo dove tu docker ti piatti, non sei porta. Cioè, capito? Però io sono più da una porta la porta esposta, quello detto, infatti non deve rimanere, non deve più trasmare. Perché usi il servizio, no? Dove sta girando localmente dentro Docker di servizio? Sì, porta di dato, per te è rilevante. Sì, cioè, se una porta per le 10.000 uffici, però quando lo chiama, quando chiami, sapete quale porta la sera, va? Cioè, tu lì non si può metterci porta lì. Perché qua 50.000 lì su un cluster di Kubernetes è stato occupato da un microservizio per far scuola la centrale nucleare. Perché chiaramente queste cose devono andare male, non è per fare il bene d'occhio. Kubernetes non ha il bene d'occhio. Sì, allora ma non ha un sistema di notizia, non è proprio questa cosa. Cioè, l'uso d'occhio è una cosa. Cioè, ma il punto è vero che tu personalmente stai inserendo sulla porta che tu hai chiesto a tutto, come fai? Ma quando tu vai a chiamare quello lì, devi chiedere a Docker, devi chiedere a Kubernetes dove sta il carico di servizio, cioè il discovery service, perché lui, questo è il problema di discovery service, però Kubernetes prende il mio servizio, lui sa che internamente la porta 6.000, e poi dice che ti prendi meno su 18.000, ma questo è il slide, ah, esatto, sì, per quello che ti ho chiesto, no, che c'è il a posto, ok, no, allora siamo a posto, lato client è il chiamante che deve sapere esattamente quella porta, e qui in questo caso sono Kubernetes che lo posso chiedere, ok, sono d'accordo. La domanda è, visto che questo è un framework che ti aiuta in due servizi, la domanda è già proprio fatto o non l'ho fatto? No, se era una cosa qui no. In Docker noi adesso, per risolvere il problema con l'esterno, cioè io ti chiamo io, li passiamo tramite variabili di ambiente, i puntatori, quindi tu con il container li cambi le variabili di ambiente, automaticamente ti si risetta. Ma come fai a chiamare? Deployato su Docker verso l'esterno e appena detto che questo fai vediamo tu port dove fai il binding tramite le variabili d'ambiente tu dopo passi le variabili d'ambiente tu quando parte dalle valenze delle variabili d'ambiente un altro servizio di muore ci porta l'altra parte non ti devi fare ripartire con dei nuovi che adesso sì. Quindi non c'è il discovery di no, se ne serve uno bisogna fare su uno strato interno che va verso l'esterno che conosce che sono cambiate le porte perché chiede a Renzo di fare un microservizio di lavoro se no che fai il servizio che fa sì, come va a notificare tutti quelli che chiamano dipendenti e dice guarda le pinati su questo c'è altro tipo lui prima può vedere server.location uguale qualcosa se qualcosa l'ho ottenuto chiamando esatto io uno che non sa lui come fa a saperlo in realtà su questa cosa qui ci stiamo ancora lavorando perché abbiamo uno studente che adesso deve farsi di tre altri Docker non tagli da diventare su diciamo di Gesù però in realtà questa qui per noi è un punto aperto cioè le possibilità sono tante capire qual è la migliore o definire anche gli standard quando lavoro di un sistema automatico hai risolto il problema bello, cioè, se qualcuno si smette a lavorare insieme, si sono contenti. Ma guarda, potete fare secondo me copia e incolla da Erlang. Esatto, non è esatto. Allora, diciamo che già cose già esistenti. Cioè, non è. No, che è un problema abbastanza noto, insomma, nel senso che devi preimpare qualcosa che ti risolva le porte in maniera dinamica. Quindi tu hai una porta di riferimento e poi aggiungere e rimuovere nodi dinamicamente a te non interessa più perché hai un gestore in porto. Ma questo qua dal mio punto di vista adesso penso di fare è una cosa che dovresti implementare perché se io volessi utilizzare questo framework all'interno di un hardware che non utilizza Docker sostanzialmente sarei fortemente limitato, cioè io immagino che voglio tirare su, non lo so, 20 server che mi rispondono lì, devo fare manualmente la gestione delle porte, comincia a diventare un lavoro oneroso, client side, server side, specialmente se dopo devo aggiornare questi servizi, secondo me poi. No, sicuramente.
Sicuramente questo è un aspetto che... Quando una rovina che gestisce dinamicamente le porte, che si punta tutti quanti lì e quindi diventa lui il gestore delle porte, tu hai un solo punto... Sapete che stabilire cosa va dentro il linguaggio e cosa non ci
va, tutte le volte ci veniamo per questo diventa, perché diventa l'OTP di lì. Sì, capito, non è che sia immediato, perché essendo comunque una frase scrittura nel linguaggio semplice, cioè meno cose possibili dentro, perché se no la parte non si trova le... Quindi cerchiamo di aggiungere il minimo e lasciamo la possibilità di costruire microstrutture che risolvono i problemi. Però anche questo non è un punto aperto, nel senso che magari ci diciamo, no, questa cosa qui bisogna mettere dentro il linguaggio perché non può essere fuori. Okay. Faccio vedere come si chiama. Quindi io posso scrivere il client. Lui ha chiamato automaticamente e ha risposto. Praticamente un print sul server. Se volete lo punto giù, va a chiamare, vedete che c'è ancora. Vedete che questo è una stessa distruzione come dati ha finito. Cioè una volta arrivato in fondo, lui ha chiuso e buona. Se sbagli di nome. Dichiarare altri che hai un servizio di carico scritto, poi adattare quello che scrive l'autoport server, non serve un cazzo perché nella main, prima di parlare con server, tu chiedi all'occhietto un ipotetico servizio location, che è la location del servizio allora, server. Tu potresti anche fare così, sì. Buono? Cioè, get location at l'occhietto, sì. Il cliente mi dici di sempre. Server, sì, di questo tipo, esatto. Lui prende la location, esatto. E serve location, quindi serve appunto location, esatto. Questo lo può fare. E di quello che scrivo nella location, dell'output server da sotto, si può scrivere se il software porterò 50.000, tanto. Ah no, questo punto è che sei su, la puoi anche la puoi anche mettere. Ah, ecco, perfetto. Non è che di metterla perché tu non sai che è dinamico. Ok, quindi tu dici, sulla data della direzione che abbiamo una locazione dinamica, di base parte da un'idea simile a questa. Poi sì. Inizia a vedere quale. Allora, noi in realtà vogliamo fare un'altra cosa, che te lasci come era prima, perché? Perché dal punto di vista logico, questo micro servizio teoricamente non dovrebbe sapere che deve dare da un tizio che deve dare un po' sì. Noi in realtà vorremmo fare sì che tu gli dici quella output server lì prima di spedire i programmi appunto per alcune attività che quelli erano appunto lì che potrebbero programmare a seconda di nuove web che vuoi dare in modo tale che devi avere delle applicazioni di contesto in cui in un caso per l'orchetto nell'altro caso non è praticamente definito e quindi fai l'assegnamento del settore di giudizio di un'occhiata, non scrivi niente, cioè scrivi per ciò che tu ha la di tu dico meno che ci dovresti mettere tipo server, non so, cioè un nome che da qualche altra parte risolvi. Cioè, ah, beh, va bene, se ci metti poi c'è il DNS che ti risolvi noi. No, invece non il DNS, cioè un qualcosa che in un altro file tu programmi, dove puoi fare. Volendo un rapporto 1 a 1, cioè tu gli hai detto che quello lì è il tuo server address, ok? Cioè server address response, ok? Quindi tu lo vedi solo lì. E dall'altra parte che su server address response l'ho creato 5.000 quando sei in developer. Ma quando sei in production io voglio che vada da Kubernetes. Però quello che ti chiedo è, cioè, anche perché tu ti vuoi permettere di spendere di accendere un nuovo binding o vuoi che venga fatto dinamicamente in corso d'opera, il binding di rebinding in corso d'opera? Allora, perché non voglio per Kubernetes? Se lo vuoi fare dinamicamente, l'approccio giusto è il suo. Perché
devi programmare dinamicamente che il servizio dinamicamente si va a trovare da quello che dicevo io. Ma da parlare anche a livello di è stato il lusso, smetti di parlare di cose complicate che sono state buonasera. Ma la parola è una domanda, ma io in mezzo ci posso mettere una tecnologia di se io smetto un bilanciatore che è un po' di un F5, una marca, quindi fa un bilanciatore, non riesco a metterlo in mezzo e a farlo risolvere lui un problema, o dicono tutti i pezzi a essere pronti a fare un bilanciatore? No. Basta che è qualcosa che comunica, si funziona anche metto così sarà di CP, ma posso anche vedere i messaggi, invece di fare delle chiamate di AI, posso anche vedere i messaggi, quindi quali sono le point che riceve messaggi per vedere CP e uscita i messaggi. Ormai c'è un po' di manda che devi fare. L'ultima domanda, ciò? E se invece volessi persistere i dati su un DB? Sì, quello se per esempio no. In ambiente di DC Drive, te lo faccio vedere poco dopo. Ti fanno un paolo? Però, ti sono trovato che ti parla. Noi abbiamo un mezz'ora. Abbiamo mezz'ora di tempo. Cioè no, però 5 minuti di pausa. No, noi le 9:15 dobbiamo essere fuori. Andiamo, andiamo. Prendeva di lusso dai ragazzi, c'era un po', volta... Adesso faccio un presto, un po' più tecniche, perché sennò questo dolore. Faccio presto. Allora, step successivo, andiamo a ricevere il formato HTTPS. Ok. Allora, è tutto identico, non cambia niente, a parte deploy. Questa volta metto due porte, input port server di prima e una seconda, input port server JSON. La porta cambia 50.1. E sotto vedete che c'è il protocollo HTTP formato JSON. Quindi l'UD riceve e spedisce un protocollo di tutto. L'interfaccia è sempre la stessa. Intanto sono fatto le prove. Non puoi fare, avevo di più oggi. Ok. Allora, il rilancio di server. Server partito. Notate che se io qua sotto, se io rilancio, vabbè adesso era sbagliato, se rilancio il client con Sode, c'è un listener che mi ascolta su Sode, ma se vengo qua, ecco, vi faccio una get, che voi non riuscite a vedere, fidatevi. No, questo vedete sotto nella canzone. No, 51, get address, la risorsa, punto interrogativo, name uguale cloud, su name uguale. Allora si chiese curlo, che lo dico con soldi. Come? Curlo, grande curlo. Ok. No, fidatevi, quindi risponde, come vedete risponde in formato JSON. Ok? Quindi, il formato JSON. James Joyce's Ulysses. And the pain that he got out of it was that it contained 29,800. Ah, non so, è ho seguito passato, ogni tanto sentivo un problema. Non è ma il formato. Cioè, il formato è... Cioè, non posso dire... Rispondere anche più formazionale, se non ti dice che non so, voglio i dati dentro una chiave root data, voglio il coming case sui nomi piuttosto che lo score, cioè non è gestibile quella parte lì. Ce lo programmi. Cioè, lui prende l'altro e risponde in JSON. Ok. Tu dici il protocollo JSON cambia se il risultato. Se non posso fare il risultato. Sono come un computer. Puoi mettere alcune cose nel video dell'HTTP, questo sì, però non credo che sia questo. No, voglio dire, questo dovresti, cioè, l'obiettivo di questo è comunque parlare all'interno di lui, non per parlare all'esterno. Questo è il principio dei messaggi di HTTP.
quello usiamo per fare il faccio web. Ok. Dinamica, scarichi l'HTML con questo trasporto sui servizi. Servizi dei nostri, per esempio, clienti possono chiamare. Però tipo per il servizio ah, non mi intendo tanto per cosa, perché non è il GPS, è sempre quello che ho dietro avanti. E per la cosa davanti? Sì, vuol dire, come, cioè, il fatto che, non so, dall'altra parte c'è qualcuno che si cerca sicurezza in qualche modo, cioè, i dati, cioè, di leader, non so, leader tu lo puoi volere, tu lo puoi analizzare, prendere, e poi ti prendi i vari dati di autorizzazione sul presente leader, tu un ambito servizio, tu ti fai il controllo, passare più o meno, okay. Però è più dopo diventa un problema di sicurezza di logica, sì. Non di comunicazione. Quella di comunicazione, sappiamo anche il TPS, però praticamente non ci mette avanti di servizio, però anche lì quello che dici te, puoi prendere un messaggio, fa partire una linea che prima di fare il codice fa dei controlli, quindi verifica se tu sei abilitato a passare il nostro per chiamata in base al processo. In sessione di tutti no, questo si può fare no, però questo si può fare loro non hanno tutto bene poi, terzo questo per la velocità lo fatto vedere sul lavoro posso anche farlo diventare un web service, ok? Quindi abbiamo un tool che si chiama Julie.wisdom, per un corrispondente di questo lì prendo questa interfaccia, la trasformo in un video e la pubblico sta vedendo sotto sulla porta 52.2, quindi se sono inserito un vocabolo di un'altra JSON con solve e con una chiamata di service. Okay. Poi se avete aggiungere un protocollo che sono i vostri, cosa interessante? Potresti far vedere la struttura dell'HTTP sul sito per rispondere a tutte le domande. Sì, sì, vabbè, dopo sul sito ci sono veramente vado veloce perché mi è rimasto un po' di punti. No, c'hai... No, no. C'hai... 20 minuti. Sotto, dentro, lo passo. Faccio vedere questo che secondo me è interessante. Facciamo adesso un piccolo sistema con credito servizi, dove davanti c'è un composer. Cosa vuol dire? Abbiamo questo servizio servizi che ho visto adesso che risponde all'address. Ne facciamo un secondo, che invece di restituire l'address mi dà la age, a fronte di una chiamata identica. E abbiamo un composer che mettiamo davanti che invece mi dà address e age insieme, perché arriva a pescare due sotto i servizi. Quindi come sono fatti questi qua? Allora, l'age è assolutamente identico, fatto eccezione che chiaramente nel vettore di verso iniziale invece di essere address è age. Okay. Ma quello che mi interessa, forse mi può interessare di più, è il composer. Proviamo a farlo velocissimamente. Allora, il composer parte che includiamo le due interfacce del servizio age e del servizio address. Allora, l'interfaccia del servizio age è identica, ma con una gestione che mi risposta mi dà il punto altro mi dà un intero, mi dà un intero. Poi include che cosa? L'interfaccia del composer, ve la faccio vedere, ok? Che espone la get info e notate che è in risposta da address ed age, string e lui si mette davanti e pesca i due. Person found, perché qui ho dichiarato anche un tipo, person found type, in questo caso è questo, che però è vuoto, quindi non si deve essere dichiarato. Però sto era solo per mostrare un esempio di un posso un tipo, quindi in realtà insieme al for posso mandare un albero o più di dati. Ma vediamo il codice. Allora, in config ci saranno. Ah, in config ci sono le location perché le posso prendere dall'esterno, ok? L'execution è cancara. Qui la cosa interessante è che il composer, oltre a ricevere, chiama, quindi a sua volta ha un client e quindi ha le output port per chiamare sia l'address che la age, ok? Poi in deploy ovviamente ci sarà la input port con due pose di interface, in questo caso 55, okay. E vediamo il corpo. Il corpo è questo,
Notate che pensiamo a get info, che è quella su cui riceve, ok? E dentro che cosa fa? C'ha un blocco in cui esegue in parallelo queste due chiamate. Allora la barra verticale è la byte, dove è il parallelo, ok? Quindi lui chiama get address da una parte e in parallelo chiama get age. E questo parallelo finisce solo quando entrambe queste due attività sono finite. Ok? Quindi si sincronizza qui. E fino a che queste qui non sono finite, questo qui non va avanti. Però sono chiamate per un eseguito parallelo, quindi si parla effettivamente del tempo. Poi devi finire con il timeout. E devi finire il timeout esterno e mettere qui in parallelo un'altra chiamata che uccide. Si può fare. E in realtà adesso stiamo introducendo per tutte le chiamate le stesse risposte alla possibilità di citare una timeout che muove un cambio sulle evolutive. La HTTP c'è già, però vogliamo proprio farlo per tutte le chiamate di stesse risposte. Perché altrimenti c'è la classica timeout solo di già. Quando una funzione risponde a un po' la timeout c'è un'exception. In quel caso ti secca tutto il flow. In questo caso parte un fault qui, quindi dopo lui cerca di tildare i fratelli, però se un fratello è in attesa aspetta che riceve la risposta. Attenzione, perché il conto è che si scappa un timeout di nine exception, perché dall'altra parte non riesco a parlare col canale, ok? Un conto è dall'altra parte, ho preso il messaggio, però il servizio sta eseguendo, ok? Quindi sono cose differenti. E quando queste cose sono finite lui va avanti, ok? Questo è sì. Il piccolo qui è un operatore di composizione in ceramica, okay. È quello che ho di lui, perché non essendo un fine riga non corrisponde mai con la normale programmazione, si cazza. Però ormai è diventata la bandiera, quindi lo lasciamo, cioè lui serve per dirgli aspetta. Questo vuol dire compone in sequenza la prima attività con la seconda. Quindi per lui questo si legge. Prima fai questo e poi fai questo. Se invece non c'è il tutto di qua? Vai l'errore. Ah, non è quello che... Cioè, è perché si è detto una parentesi con l'operatore che... Questo è uno scopo. Ah, ok. Quindi per lui è una macro attività. Che al suo interno ha un parallelo. Okay. E quindi lui dice, metti in sequenza questa con questa. Però è invece il fatto che la seconda operazione non è stata nessuna parte da dover fare in sequenza. No, la seconda è sempre esplicita, esplicitare il punto interrogativo. Se tu fai questa cosa qui, tu vai l'errore. Prima. Se lo togli, vai l'errore. In realtà lo potremmo togliere. Cioè stabilire che la sequenza. Se non lo metti tu vai l'errore, perché cosa c'è per fare? Perché è proprio sintatticamente sbagliato, è la sintassi si è sbagliata. Lui si aspetta un punto di riferimento o un operatore di composizione che può essere un altro parallelo, se vuoi, cioè che serve il mio spazio. In realtà potrebbe essere dimostrato, ma non è che è importante. Qualsiasi operazione, qualsiasi statement file deve essere concatenato con un punto di riferimento. Qualsiasi sequenza che vuoi citare deve avere un punto di riferimento. Tipo questa, con questa, c'è cioè, tutto. Ma anche qui mi è stato il punto di parallelo. Ah, resta address, space, doppio esterno. Qui non c'è il punto di virgola perché stai componendo in parallelo queste due cose, qui non c'è. E poi c'è la parentesi, che prima delle parentesi da c'è. Cioè, lo devi sempre esplicitare come componi. Sì. O componi in parallelo, o componi in sequenza. Questa è perché viene da un campo formale, e questo l'ho capito. Quello che mi stavo completando un po' è che tu sei dentro uno scopo. E le due variabili che entriamo dentro, cioè per quale sarà il space. Allora, qui le variabili non ci sono, non sono visibili all'interno di scopo, sono sempre visibili all'interno di tutto il termine. Quindi uno potrebbe fare anche responsabilità, invece che response con address, metterci direttamente response con address. Sì, però se qui sotto ci metti response, non puoi, perché se tu scrivi response.address, che ritrovi la risposta in response.address.address, quello è l'uomo. Perché il messaggio ti arriva in punto address la risposta. Se tu ci metti response.address,
lui te lo mette sotto per il tuo resto di puntare se lo guardi. Response lì, però se metti response qui, response qui, queste due cose si vanno a sovrascrivere. No, perché response è quello numero 2. Allora, no, perché lui quando riceve cancella e poi scrive. La copia del messaggio. Se invece no, puoi mettere response puntuale, se response punto it lo puoi mettere. Perché lui cancella i sottonomi e salvi e salvi il tuo padre. Pensavo che tenesse uno di quattro dell'altro e sta proprio. No, non fa così. Non fa così, perché tutte le volte che lui riceve, cancella la variabile e crea una nuova. Questa è una funzione grossa, di una cosa. Io posso poter dichiarare una funzione. Ti puoi creare un si chiama un servizio interno che funziona, non funziona. Poi ti crei una macro che viene chiamata applicare il codice, che però vedi comunque resta address anche lui. La macro sì, il mio servizio interno no. Se ti puoi creare una funzione interna, il suo scopo dovrebbe essere separato. Cioè, se quel pezzo di codice diventa grande, dove faccio una funzione, è usabile. Ti fai un microservizio interno. Quindi lo scopo è determinato dal microservizio. Sì. Esatto. È una delle caratteristiche del microservizio. Un po' aggressivi. Un po' aggressivi, però questa cosa nasce poi dal fatto che tu all'interno di un video gestisci un workflow. Non troppo il respawn che lo vedete fuori, a me ma non c'è un dietro fuori, c'è un po' fuori nelle parti grafiche, ma c'è un po' fuori, start in parallel e in parallel, non c'è lo scopo in terra, non c'è un po' di scopo in terra, non c'è un po' di scopo in terra, come no, invece non c'è un po' di scopo, devi cambiare il paradigma, sì sì, no, ho capito, c'erano delle donne che aspettavano di meno. Secondo me se no. Allora, il concetto è questo. All'inizio ti fa bestemmiare. All'inizio ti fa bestemmiare questa cosa che cambia poi. Però quando poi c'è intendendo, capisci, lo comporti, capisci, secondo me ti viene spontaneo pensare così. E l'idea è che comunque il bieco di un servizio è tenere semplice, per fare anche delle robe complesse. Però quando diventi troppo grosso, fai un altro microservizio a supporto. Fa per il suo fatto di però se avessi la computazione voglio scrivere il codice cosa, cioè come lo devo scrivere in Java e poi usare qui dentro cioè lì scegli te o ti fai un codice Java a parte che tu importi dentro potrebbe essere conveniente così cioè questo qui nasce come linguaggio per fare coordinamento per fare una funzione distribuita se devo andare a fare un filtro su una immagine quindi lavorare bit a bit probabilmente magari faccio C o non faccio già no ok non capire ci sono altre funzioni quelle logiche che a volte le mappi tre o quattro due funzioni che ci chiamano perché cioè fai due microservizi oppure ti fai un'altra ti fai un'altra due microservizi che si parlano attraverso un socket cioè puoi anche puoi anche farti un'altra operation tua interna te la metti sull'interfaccia privata quindi non esponi fuori. Poi ti fai un altro supporto che ti chiama naturalmente te, si può fare gli altri chiami e ti fai un'altra chiamata. Che sono chiamate in memoria. Puoi fare chiamate in memoria se sono passate sotto. Quindi perché stai mappando una funzione a me stesso. Sì, no, se devi fare fibonacci, cioè puoi fare anche ricorsione, poi salvo. Sì, sì, lo fare anche la fa, grazie. Cioè, perché viene fuori molto elegante, nel senso che lui chiama, richiama se stesso, quindi dicevo, si autochiama sulla sua porta interna. E addirittura lo può fare distribuito. A un certo punto lì dice ha troppe sessioni aperte, switcha su Fibonacci 2, su Fibonacci 3, va a scalare fino a che è un Fibonacci 3 e il Fibonacci. Te lo passo su Fibonacci, perché non lo puoi, sono orgoglioso. Il Fibonacci è fuori in mano, quindi stavolta è un boss, giusto? C'è un boss al porto su Fibonacci. E ok. Alla fine cosa fa? Lui colleziona le risposte e poi le spara fuori in uscita. Okay. E se uno dei due non risponde, lo sa. Perché se gli altri due, due rimangono appesi, uno addirittura anche solo un appeso, è da lì che riuscita. Però non è che mette il tema. Sì, sì, sì. Però si sente lavorando, sempre. Oddio, se si sente che male, non succede, però.
una palla che devi considerare. Spacca molto di più. Anche perché se no ti sento di come è di chiamato. C'hai una lotta. No. Sì. Quindi non ti piace. Scusate, se vi fidate che funziona, vado avanti un attimo, faccio vedere il database se mi chiesto. Ok. Allora, chiaramente non è che posso fare le inventori. La cosa più semplice è quella che si può fare. Come si fa? Si include il database IOL, che è un altro dei primi servizi che vengono insieme giù lì, e nella init invece che crearmi quel verso, il verso di prima, mi connetto con la database. C'è questa operation che è connect, che viene data con la database, queste sono le variabili che devo completare, quindi io via JDBC si connette. Dove sta il driver JDBC? Devo creare una cartella lib, qua, nella stessa cartella in cui si trova il microservizio, nella stessa root. Se c'è una cartella lib, in automatico su lì va lì dentro, si carica tutti i dati che ci sono, si può aprire in cui vedere lì. Quindi tutto il JDBC sta lì dentro. Quando lo lancio, lui se lo carica, ce l'ha, quindi lo specifico link, ovviamente sì. Quindi, se questa se la porta aperta, non lo si conta. Okay. Quindi, come funziona dopo la get address? Funziona che devo preparare una query da spedire al database e poi la risposta. Quindi dentro Q, che è una variabile che noi usiamo standard per specificare le query, scrivo la mia query, in questo caso select asterisco from people, where name. Ecco, notate che qui nella query esplicito il parametro esterno con il punto name e il punto surname, ok? Quindi il discorso su query injection non funziona, cioè viene gestito, e poi come sottoparametro della Q gli passo Q. Punto name lo prendo dal punto name, punto sul name lo prendo dal punto sul name, okay. E poi lancio query, faccio il database, gli passo la Q, che è un pochettino più nuova, e lui il result mi dà un vettore di row, che sono tutte le righe, risultato della query, dove ogni riga è sotto nome sono i colori. Quindi nella riga row punto, nella riga 0 punto address, troverò la mia. Ma il canzelletto è la shortcut per dire restituiscimi il numero di elementi di quel vettore. In questo caso ti dice quante righe sono state lette. Se sono zero, non ci sono righe, vuol dire che la mia richiesta, la mia versione non esiste. Quindi ma fa la fare tipo resto il punto rosso? No, il vettore resto il punto rosso e accedendo alla riga zero. Stai facendo questa cosa qui, guarda. Cioè, con lì sono righe. Cioè, righe, sì. Un vettore di righe. Pro 1, 2, 3, non mi interessa la prima, scusate. È la prima risposta. Facciamo una domanda. Quindi, i punti che ho trovato sono sequenziali. Cioè, certo, il vettore di presa. È lì l'illusione, che sembra una riga, ma non c'è quale si parla. È come fare su un altro di righe. La puoi fare un parallelo alla prima, mettendo una parte tra due blocchi. Sì, allora, cioè sì. Una grafica prima della Q uguale select e dopo dell'altra, la metti in parte con un'altra query e poi dopo le combini in qualche modo. E lui fa le query su due tabelle e parla. Sì, però in questo momento lui gestisce una connessione alla volta. No, no, poi adesso parla dei dettagli che magari non funziona dal punto di vista spirito, così sì, è un pezzo certo. Che darà in scuola che parla sempre. Potete avere 10 servizi che fanno query qui e tu lanci 10 chiamate su questi fanno le query. Io personalmente però farei 10 servizi da anche 10 da tabella. No, non faccio una serie intelligente, era per capire la tenata di quello del punto di vivo e del punto di vivo. Infatti ogni due righe potresti ragionare se devi fare gli segnamenti in serie o meno. Già sono segnamenti che ovvio che. C'è anche un'altra cosa che puoi usare. Se usi la riga verticale. Tu, quando programmi, sai già quante chiamate in parallelo stai andando a fare. Tipo, quando fare te, metti... Ma parla di solo, si fa una micro-ottimizzazione che non porta niente. QName uguale a requestName, QSurName uguale a requestName. Non potrei combinare col Python, così dico, ah, cazzo, questo lo fai in due segmenti, tre miliardesimi di secondo che non batti, o una settimana in terza, tre, poi mi dico, sì. Allora, vediamo, perché io ho davanti a QName.
altri appunti ci mette una graffa. Sì, in fondo a Sanremo ci mette una graffa e il punto di quello di questo punto nero trasforma in un palco. Ho Nico ottimizzato facendo un parallelo con i consegnamenti o no? Ah, sì, sì, sì. Lo guadagnate un miliardesimo di secondo? Va, vedi per la Javier Machine come gestisci? Ma a proposito del parallelismo, a proposito della concorrenza, ma utilizzate per la gestione prezzo, utilizzate Giovannino o utilizzate Giovanni? Non l'ho fatto io, per la stupidaggia non si può Giovanni. Invece il protocollo vostro che avete implementato è un protocollo binario, quindi si può attaccare uno streaming. Questa domanda la chiediamo a Fabrizio, ma sicuramente dirà sicuramente sì. Sì. Conoscendolo, però dobbiamo provare. Se non è così, stavolta non lo dico. Lo potete provare, fate il vostro primo servizio. Ero attaccato a Mondo TV. Ok, quindi questo è per facciarsi con TV. Poi c'era anche, dobbiamo mettere 3 minuti. Poi qui invece c'è come collegarsi al codice Java esterno. Quindi in questo caso vi faccio un esempio, Questo è il codice Java che fa lo stesso lavoro che praticamente implementa un hash map con i nomi e cognomi. Ci sentiamo la non farti male, grazie. Questo è codice Java che implementa la get page, quindi al posto di fare microservizi chiama la Java Service, ok? Questo per mostrarvi come si attacca il codice legacy Java attaccato al codice Java. Io creo un Java sample che estende una classe Java Service che viene data in una libreria Java. Trovate il fatto Java Service, quindi prendete questa libreria che andate a estendere per la classe Java Service. A quel punto lì, ovvero il costruttore, potete mettere tutto quello che volete, i dati che volete, in questo caso il mesh petto, implemento l'età, e poi questa è la operation, che il metodo che effettivamente viene mostrato come un'operation Jolie. Quindi la get age, da notare che cosa? Che riceve un value, e restituisce un value. Che cos'è un value? È una classe che trovate sempre nella libreria Jolie, che non è altro che la mappatura di un albero di dati Jolie dentro Java. Quindi dopo dentro value potete andare a navigare con get children, get first child, get value, datemi delle 10 elementi di bla bla bla. E in effetti io qui prendo la chiave, la key, che mi viene dalla request, prendo il primo figlio che si chiama name e lo concateno con il primo figlio che si chiama solo name. Questi metodi qui sono i metodi che vengono dalla classe value di Java. Quindi posso navigare nel mio albero tranquillamente dentro Java. Qui si vede il mio codice Java che mi risolve e poi preparo la risposta, allo stesso modo, che response è un value, la creo, e poi gli vado ad associare che il social di age ci mette il valore che trovi in questo hashmap. Se non lo trovi, sollevi una fault exception, che è un'altra classe che trovate con Jolie, e questo fault exception si chiama Garcia Mappam. Quindi Jolie lo vede come viene rimappato. Come se la struttura dell'eccezione all'attuale era più complessa, tipo un type più complesso, posso passare anche in una sì. Come diventa invece il codice Jolie che uso in Java Service?
Allora, prima di tutto dobbiamo dichiarare una output port, in questo caso chiamiamo major service, okay, in cui devo dichiarare un'interfaccia. In questo caso l'interfaccia è assolutamente identica a quella prima, perché il mio Java Service fa esattamente quello che faceva prima. Quindi la GetEngine implementa lo stesso metodo, però potrei avere anche un'interfaccia diversa. La cosa importante è che devo dichiarare questa interfaccia. Dopodiché uso questa struttura qui, embedded, Java, gli dico vai a cercare questa classe qui e associala, questa in major service, a questa output. Fatto questo, tutte le volte che mi riferisco a questa output port sto chiamando la classe Java Service che ho creato e che devo andare a mettere dentro lib, come prima, non creo il jar, creo un di dentro e in automatico il sottotitolo. Dopodiché, guardate come diventa il codice. Il codice riceve dall'esterno che page e al suo interno lo fa per fare un forward alla Java Service. La Java Service è stanziata come? La Java Service viene pescata dalla cartella lib dove dentro c'è il jar che tu hai creato prima per il progetto precedente. Quando tu hai vedere il Java, ti fai un pochettino Java, alleghi la libreria Jolie, produci il jar, questo jar lo metti dentro la cartella lib in automatico. È sempre la stessa istanza o viene creata l'istanza installata? Allora, lui adesso se lo usa in questo modo qui, staticamente alla partenza del servizio, istanza il costruttore della classe, quella è quella rimane. Però puoi anche fare un embedding dinamico interno, per cui se tu all'interno di una sessione dinamicamente ti crea la classe Java, al termine della sessione questa muore e la volta dopo devi andare a ricreare. Dopo seconda di scenario di programmazione è meglio uno che l'altro. Guarda, un po' se in quel caso qua, che in quale non si deve ancora stare dentro, non ti faccio Java e devi rispettare. Perché vuoi togliere la distanza che viene chiamata nel campo. Quella viene chiamata sempre. Questa get page la chiamano tutti, può finire tutti lì. Quindi se hai dei problemi di concorrenza, te devi gestire te. Sostanzialmente non è stato così detto. Esatto. In questo modo qui, fondamentalmente, fai utilizzare tutto quale ci sa, il prezzo, per fare dentro questo tipo di cose. Poi, volevo chiederti, il paradigma che voi avete utilizzato è un paradigma RPC, buon service. Quando si sposta, scusa, in una maniera più chiaro buon service. Sì. Buon service cosa vuol dire? È ispirato alle università e alle service. Ci sono delle implementazioni per adapter, su code, per microservizi e per messaggi? Allora, se vuoi lavorare a messaggi, il mio consiglio è di non usare più uno di questi sponsor, ma di usare delle one way. Cosa vuol dire? Io qui posso anche andare a implementare una coda. Se io faccio un'operation one way, qui ricevo dentro un messaggio, qui dentro me lo salvo, non può da qualche parte, questa operation qui non fa che ricevere messaggi. Parallelamente posso fare un'altra cosa che prende dalla coda e spedisce. E se vuoi creare un broker, però, è un servizio che reagisce a messaggi inviati. Come fa un broker? Va bene, una coda JMS qualsiasi. Ah, ti crei o con tramite un Java Service ti attacchi a questa coda in qualche modo, oppure se delle chiamate particolari puoi usare, però non l'ho mai usato. Ok, no, cioè, però l'architettura è stata alle vicine per ora, oppure perché non sono microservizi che. No, allora stiamo lavorando per rendere tutto sincrono internamente asincrono. Quindi il messaggio arriva viene portato in un codice interno, il processo va a pescare questa coda, quindi in realtà sono asincroni. Però se devi andare a utilizzare una coda esterna, in questo caso qui, non c'è qualcosa di sposato che ti attacchi direttamente alla coda e vai a prelevare, in tale che hai questa. Non è trasparente per te, non vedi questo tipo di coda. Lo devi gestire, lo programmi. Ci abbiamo finito, dai. E vabbè, poi magari speriamo in futuro se c'è più curioso, se c'è un cambio di momento.
Grazie per aver ascoltato fino adesso. Darvi, quindi vediamo grazie aperte, siamo aperti a qualsiasi tipo di critica e di miglioramento. È tutto open source? È tutto open source, il sito è jolilang.org. Dopo noi come azienda abbiamo anche dei prodotti sviluppati con Joli, che è una piccola console per amministrare i servizi collegati in giro, però la tecnologia è totalmente open source, quindi uno da solo si pensa che sono servizi tutto sul campo, no? Tutto sul campo.